Bene, allora passiamo dalle antenne agli amplificatori con Gianfranco, Italia Zero Zulu Yankee, che chi non lo conosce? Conosceranno tutti qui. Va bene, dai, lascio la parola a Gianfranco della Expert, prego. Allora, intanto a Picco vi devo salutare in piedi, ed è assolutamente giusto questo, anche per rispondere agli applausi. Non so se vi conoscete tutti, comunque adesso avrete la fortuna barra sfortuna di conoscermi. Comunque, scherzi a parte, io mi conosco molta gente perché sono 18 anni che per puro hobby lo metto bene in vista questo risultato. Per puro hobby costruisco amplificatori lineari che, ringraziando Dio, vanno abbastanza alla grande, migliaia di esemplari ne sono stati venduti, il più grande mercato ovviamente gli Stati Uniti sono. E diciamo, in 18 anni ho sempre cercato di migliorare le cose, perché chiaramente uno cerca sempre di farlo. Adesso sto presentando in assoluta anteprima qui a Montichiari, in assoluta anteprima l'1.5 Taurus. L'1.5 già è un prodotto affermato, diciamo, praticamente forse nel 95% di Expedition viene usato. Taurus perché? Perché ho cercato di dargli una forza maggiore, dove Taurus ovviamente vuol dire toro, ma non l'ho chiamato bull o toro, l'ho chiamato Taurus alla latina, cioè per far evidenziare le radici italiane profonde di questo progetto. Bene, riguardo a Taurus, proprio specificamente, ne parlerò un attimo dopo, però vorrei un attimino iniziare facendo una descrizione di questi amplificatori. Questi amplificatori sono nati per gioco, perché io mi divertivo, sono un progettista e feci questo amplificatore così abbastanza innovativo, direi abbastanza. E l'idea era quella di automatizzare nella maniera più assoluta la stazione. È un po', credo, nel desiderio di tutti noi radioamatori, quello di dire: ma io devo fare il QSO, quindi meglio lo faccio, prima lo faccio, con maggiore efficienza lo faccio e meglio è. Quindi l'idea era quella di dire: muovo la sintonia, la mia stazione si mette nelle condizioni ideali, cambio la frequenza, cambio la banda, ho le varie antenne relative accordate, in modo tale da poter parlare immediatamente o trasmettere in CV2 immediatamente. Chiaramente anche la cosa è possibile, è stata resa possibile anche cliccando sul cluster, sullo spot di un cluster. Io clicco sul posto del card e automaticamente ho tutto pronto e immediatamente per trasmettere. Perfetto. Diciamo, i criteri di progetto li rammento, scusate, molto rapidamente, però sono fondamentali. Ah, mi hanno detto che devo cliccare di qua. Aspettate, mi sono perso, eccolo qua. No, ancora no, però... Eccolo, vede, quando uno ha superato, ha studiato, che succede? Bene, questo è un po' la sintesi del nuovo progetto, perché praticamente già l'1.5K raggiungeva dei livelli, diciamo, un certo rispetto. Però io ho cercato di dare maggiore efficienza e robustezza a un progetto che già era abbastanza nuovo.
e la prima cosa è stata quella di raddoppiare il MOSFET, non per avere più potenza da mutare, ma per avere più robustezza, perché chiaramente, e poi ne parleremo quali sono i guasti possibili, eccetera, che si riscontrano nei vari oggetti a stato solido, due, lo dice pure la pubblicità, è meglio di uno, no? Quindi io tiro fuori 100, 1 kilowatt e mezzo, non facendo diciamo uno solo, ma facendo con 750 watt e 750 watt. Questo porta dei vantaggi rilevantissimi, perché la temperatura è molto più bassa, perché i famosi bonding, quei filetti che praticamente collegano l'uscita dei MOSFET all'uscita vera del dispositivo, non sono influenzati da un'alta temperatura, che normalmente noi non ci accorgiamo che qualcuno salta, perché grosso modo, ma quando sono 4 o 5 che saltano, poi viene il cosiddetto botto, perché chiaramente i fili non reggono quella potenza e quella corrente, essenzialmente. Bene, al di là di questo, di cui parleremo successivamente, vediamo questi oggetti per essere così prestanti che hanno. Intanto hanno dentro un accordatore automatico. L'accordatore automatico non è un caso, è una cosa di grande importanza, perché noi adesso siamo abituati, prima non lo era, che i nostri transceiver hanno gli accordatori, e vediamo qual è il grande vantaggio di un accordatore, cioè è quello di mettere in conduzione lo stadio finale nelle migliori condizioni possibili, anche agli estremi dell'antenna, oppure con delle antenne, e purtroppo qui ne parlerò successivamente, che non sono poi così antenne come si possa pensare. E questo fa sì, pensate alla difficoltà del progetto, pensate allo split, tanto per dire, come si fa lo split? Come si garantisce che con lo split si hanno le antenne accordate regolarmente pure su quell'altra frequenza? E insomma, ci sono, in effetti, se voi andate a vedere, la maggior parte dei lineari non ha l'accordatore automatico, e questo la dice abbastanza lunga. Perfetto, dopodiché noi abbiamo che una forte selezione di antenne, sono due o quattro antenne o sei antenne di uscita, e questo è molto importante, soprattutto per il contest. Sei antenne equivalgono a le sei bande da contest praticamente, e quindi è piuttosto, diciamo, utile una questione del genere. Poi praticamente è tutto in forma automatica, è tutto interfacciato, e si possono interfacciare due transceiver diversi, anche di marche diverse e di protocolli diversi, per cui è possibile usare o l'uno o l'altro senza toccare gli accordi delle antenne e il modo di switchare le antenne. E poi ti dà la possibilità anche di fare l'SO2R, che voi, diciamo, dato il consesso, siete contestatori, non si può dire, contesters, e quindi sapete che cosa è inutile che mi dilunghi sull'SO2R. Però l'S2R non è che l'ho inventato io, l'S2R esiste, solo che fino a qualche tempo fa l'S2R c'era dell'hardware fuori, della cavonica fuori, eccetera. Qui è tutto dentro la macchina, quindi tu non fai assolutamente niente. E quando, se tu senti un, stai facendo traffico in 20 metri, senti un nominativo che ti interessa, un moltiplicatore che ti interessa, tu non fai altro che premere il TTT del transceiver che sta ricevendo i 40 metri, e lui automaticamente in 10 millisecondi, che è il tempo molto largo del funzionamento di un relè,
10 secondi c'hai la possibilità di trasmettere in 40 metri con l'antenna accordata, con l'opportuna antenna, eccetera, eccetera. Questo lo vedremo successivamente, è impreziosito con uno switch di antenna che, di cui vi parlerò assolutamente dopo, ma sempre nell'ambito della dell'automatismo. Poi praticamente che abbiamo? Abbiamo l'uso di CAT, qui è un dolore che sento, diciamo comunque questo si interfaccia con tutti i CAT possibili, con tutti i CAT possibili, anche nella pletora dei CAT IESO, per carità, io non parlo mica male della IESO, per carità, ottima RA, però ogni modello ha un protocollo diverso, ragazzi, la situazione è questa. E infatti qualcuno mi ha raccontato che il band data è stato proprio inventato dalla IESO, perché quando ha deciso di fare il suo lineare, dice: con che protocollo lo faccio? Perché ce n'ho io 53? E allora hanno fatto il band data. Questo è abbastanza evidente. Comunque, l'apparecchio diciamo ti cambia, segue perfettamente i CAT. Se ci abbiamo due transceiver con due CAT diversi, lui si adegua perfettamente, fa tutto lui internamente. Dopodiché abbiamo la possibilità di telecontrollarlo da remoto, il che è una cosa positiva. Noi siamo stati i primi a fare questo nel 2009, mi pare, o nel 2008. E poi c'è la possibilità anche di telecaricare le nuove release, cosa che ormai è abbastanza nota, però abbiamo iniziato noi in questo modo. Dopodiché sono stati messi due banchi di memoria che sono due banchi di memoria che sono assolutamente importanti, perché facciamo un caso: uno c'ha la casa al mare, dico così per divertirsi, uno c'ha la casa al mare. Allora fa il suo setup con le antenne di casa normale, diciamo, e c'ha l'altro setup con la casa normale. È inutile, cambia switch ai due banchi e fai al mare oppure in montagna, poi fuori. Oppure, per esempio, segui una DX Expedition, vai in una DX Expedition. Che questi pesano pochissimo praticamente, quindi sono usati, credo il 95% delle ex Expedition sono diciamo, usano questi lineari, e tu usi un banco per il setup della DX Expedition e ti mantieni il banco che quando mi torni a casa, visto che non hai fatto nessun collegamento con la DX Expedition, praticamente vai. E fai immediatamente, sei agibile per, diciamo, per utilizzare il tuo setup. Per mantenere la completa automatismo, pilota anche le antenne tunable antennas, sono praticamente le stampine in ultra beam in pratica, per cui quando tu giri, ti metti in una certa frequenza, lui ti segue. Anche questo è abbastanza importante. Poi chiaramente fa QRSK. Io non sono un grande telegrafista, anzi piccolissimo, però mi pare che il QRSK sia usato molto più negli Stati Uniti che in Europa, mi pare di capire, perché ci sono proprio dei fan o fans di questo tipo di cose. Comunque io mi adeguo perché devo fare costruttore, tutto sommato. Peso limitatissimo, non più di 10 kg, borsa compresa. La borsa te la puoi portare appresso, è fatta in modo tale da mettere dentro la cabina dell'aereo, e soprattutto c'ha piena potenza su tutte le bande. Non è un caso questo, perché in 6 metri molti amplificatori hanno una potenza ridotta ed è accettato. Addirittura ne ho visti certi con 800 watt che dichiarano 1500. Questo tira fuori 1500.
Quindi in un certo senso il progetto, diciamo, ha seguito le prestazioni di Targa. Naturalmente è tutto controllato dall'interno puoi vedere, puoi settare i due banchi, oppure puoi settare il controllo, lo switch remoto, perché per migliorare... Ah. Ma sei la slide 2? Non ho capito. Sei la slide 2? Sono la slide 2, vabbè, fatto come dici. No! No, è tutto preparare, era tutto organizzato. Sì, ma c'è un fan. Guarda, io ho scoperto. No, perché se mi innaffi un attimino tra un po'. Vabbè, no, no. Me ne vado. No, ecco qua. No, ecco qua. Secondo semplice. Me, no, volevo solo dire una cosa. Siccome ho visto bene la presentazione di Gianfranco, secondo me è fatta molto bene, e quello che lui sta dicendo, esattamente quello che c'è scritto, era solo di girare nel contempo le slide. Ma c'hai ragione, mi sono fatto prendere. Spesso sono logorrico io. Allora vediamo un po'. Io ho fatto, prima di introdurre il Taunus, audio, microfono Gianfranco. Esatto. Non sono abituato a una cosa del genere. Dai, facciamo un applauso. Faccio una cosa così, dico una battuta e poi seguito. Questo applauso mi fa piacere e devo dire che sono due o tre giorni che noto, tutto è iniziato l'altro ieri quando, dopo 52 anni di matrimonio, mia moglie mi ha detto per la prima volta bravo. Ragazzi, io non so che esperienza ci abbiate voi, però è stata un'esperienza veramente da... Io sono astemio, mi sarei ubriacato qua almeno. Bene, chiudiamo. Lo devo dire perché è talmente un risultato che... Vabbè, lasciamo bene. Allora, vediamo un secondo. Ho fatto un'analisi dei guasti. Diciamo che nel giro io ho circa 10.000 apparati nel mondo, praticamente, più o meno adesso. E dopo 18 anni io ho fatto attualmente un'analisi e è stato notato che abbiamo circa un 2,6% di guasti. Di questi guasti sono la somma della garanzia e di fuori garanzia, chiaramente. Per cui è chiaro che maggiormente aumenta il numero degli apparati in commercio, sul campo, chiedo scusa, più è preponderante la componente apparati fuori garanzia, chiaramente. Bene, quelli in garanzia, che sono 2 anni di garanzia, si attesta allo 0,8%. Di questi guasti, devo dire sinceramente, ma io dico, ognuno mi può smentire tranquillo, perché intanto non è talmente tutto relativo, che di questi guasti direi che pochi sono dovuti a un problema, diciamo, dell'apparato, per un fatto semplice, perché la garanzia protegge contro i componenti che non sono corretti, non vanno bene, e i guai nella costruzione, chiaramente. Non si parla di misuso, attenzione, di misuso, e spesso ci sono dei guasti che avvengono per delle questioni, di stazione, che l'operatore in buona fede ignora. Io stesso, che dal 57 sono operatore, voglio dire qualche cosa, io stesso ho scoperto che
a casa mia c'ho un po' di RFI. Prima non avrei mai pensato, signori, che voi. Va bene, vediamo di andare avanti. Ecco qua, intanto, grafico, questo grafico qua è un grafico che conoscete sicuramente tutti quanti, ma è molto importante. È un grafico che descrive la vita di un'apparecchiatura, ma descrive anche la vita nostra. Questo che dice? Dice che un'apparecchiatura appena nata, la probabilità di guasti è molto elevata. E c'è la cosiddetta mortalità infantile. Poi, in breve tempo, e questo dipende da tante cose, questa mortalità infantile diminuisce e dopodiché la percentuale di guasto si appiattisce. Questo appiattimento dipende da tante cose, però diciamo dall'MTBF in pratica, per cui il fine garanzia sta già abbondantemente in questo diciamo pezzo qua, diciamo, questo segmento, però e questo spiega quello che ho detto prima, la gente, l'operatore diciamo senza saperlo attribuisce un problema all'alimentatore, problema del suo esterno, per carità. Dopodiché, dopo un po' di tempo, come vedete, la cosa sale e comincia a ghiacciarti, no? Anche per le persone, no? Dopo i 60, 60 anni, 55, eccetera, comincia a avere ghiacciati. Questa è una curva universale, diciamo. Bene, questi sono. Oltre ai guasti coperti di garanzia, che non c'è niente da dire, io ho radunato un certo numero di guasti importanti. I sparks generati dal transceiver. Adesso c'è la favoletta, non la voglio prendere così. Si dice che i transceiver fanno degli sparks, ed è vero, perché nell'interno del transceiver c'è una LC, il controllo automatico di guadagno, quello vedete voi. È chiaro che è un controllo automatico, il quale ha dei tempi di attivazione. Quindi, se tu trasmetti c'hai 100 watt, prima di regolarli questi 100 watt, questo tira fuori tutti i 100 watt, poi dipende dalla rapidità del controllo automatico ad adeguarsi al livello per cui tu l'hai messo. E guardate che questo accade anche se tu lo metti a 5 watt, lo spike ne parte sempre a 100 watt. Notate bene. Nel caso degli expert, ma credo quasi tutti i casi, questo non è una cosa grave. Non è una cosa grave, gravissima perlomeno. Nel caso dell'expert ci sono dei... addirittura io ho fatto un sistema che ho chiamato predittivo, che blocca l'inizio di una trasmissione nel caso che lui vede delle rapidità di incremento, diciamo, di cosa c'era. Comunque questo adesso lasciamolo perdere un momento. È bene vedere il secondo punto, che è molto interessante e lega pure il primo punto. Cambi di banda effettuati da trasmissione a potenza massima, e qui cade l'asino, come si suol dire. Voi sapete che praticamente per cambiare banda c'è il cap e un certo numero, e poi c'è l'uso di un contatore di frequenza che tiene conto di questo. Se il CAT funziona non c'è nessun problema, perché tu cambi banda in ricezione, quindi non c'è nessun problema. Se il tuo CAT non funziona, oppure non ce l'hai, allora ti devi affidare al contatore di frequenza. E qui c'è il grande pericolo, perché noi consigliamo di fare il cambio di banda a cosa utilizzi il contatore di frequenza, nel caso è con bassa potenza,
e non ad alta potenza. Invece la gente spesso e volentieri lo fa ad alta potenza, ma in buona fede, assolutamente. Allora vi faccio un esempio. Io sto in 160 metri, ho il filtro di 160, eccetera, eccetera. Decido di andare in 14 megacicli. Mando una trasmissione, perché questo se ne accorge solo con una trasmissione. Quei 40, 50, 60 millisecondi, praticamente tu mandi un kilowatt e mezzo verso il filtro, che però è ancora dei 160 metri. Per cui questo filtro ha un'impedenza immaginaria, quindi è un muro, sbatte e ti ritorna indietro tutta la potenza, un po' trasformata, perché diciamo il tutto è ad alta impedenza, quindi la tensione che ti ritorna indietro è molto elevata, tale da superare in certe occasioni abbondantemente la tensione diciamo accettabile dall'uscita del MOSFET. Questo che succede? Che porta? Porta che l'isolamento tra l'uscita del MOSFET e il gate viene superato e quindi si va a danneggiare il gate e quindi si dà la colpa allo spike, ma in realtà non è la colpa dello spike, non so se sono stato chiaro. Questo è molto importante. Poi lunghe trasmissioni a potenza massima con SWR elevato. Se uno non ha l'ACU o non tiene cura di accordare bene l'antenna, lo potete controllare tranquillamente quello che vi sto dicendo, voi potete trasmettere, non so, faccio il caso dell'1.5K, tanto per dire. Quando l'1.5K è accordato, stiamo su 31 ampere, grosso modo. Grosso modo. Se tu lo accordi male, diciamo a 1.6, che è ammesso, diciamo, allora la corrente può essere anche 36 ampere. Sono 5 ampere, che con 50 watt, che con 50 volt. Chiedo scusa, che con 50 volt sono 250 watt di dissipazione in più del MOSFET, che lui non di buon grado ma sopporta, ma comunque come tutte le cose alla fine si stufa e ti molla. È il caso dei bonding che ho detto precedentemente. RFI nella stazione, qui si apre una cosa che mi fa litigare con tutti, guarda. L'RFI nella stazione c'è ed è dovuta praticamente a diciamo quella famosa corrente che ritorna diciamo sulla superficie del cavo, eccetera. Se siete fortunati non succede niente, se non siete fortunati, e normalmente Murphy andate a consultare, si dice che Murphy non dorme mai, no? E vi risuona la calza e vi fa un macello dentro casa, vi fa un macello. E qui sono tutte le sfumature dal grigio al bianco, ognuno di loro. E anche diciamo la corrente di terra, che la corrente di terra praticamente. Se vi risuona il filo che va verso terra, ammesso che ce l'abbiate, sono affari molto seri. Poi ci sono l'uso dei balloni insufficienti, anche qui c'è da divertirsi, perché io non posso dare una arriva lui che mi sta cacciando via. Bene, allora lasciamo il balloni dopo il Allora, lo studio è questo. Ma magari faglielo vedere il lineare, no? Questo è il lineare. Il lineare che è perfettamente compatibile con gli altri, per cui se smonta quello, lo mettete, va benissimo ugualmente. Poi
Vabbè, questo diciamo, ecco, consente trasmissioni in FT8 alla massima potenza per lunghi periodi senza problemi. Anche senza operatore, ci vuole anche l'operatore? Lasciamo perdere, perché io sono, credo di essere un radioamatore vecchio stile. È facile sostituire in FT8 l'operatore, no? Sono due righe di software praticamente. Benissimo, andiamo avanti. Questo qui è il compatibilità con modelli, eccetera, eccetera. Questo mi interessa. È stato trattato in maniera diversa lo smaltimento del calore. Qui io ho portato tre curve che sono molto interessanti, perché vi premetto una cosa: lo smaltimento del calore è tanto maggiore quanto più è la differenza di temperatura tra il calore e la temperatura ambiente. Mi pare che questo qui sia una cosa abbastanza ovvia. Non è legato direttamente alla velocità dei ventilatori, non è legato direttamente alla capacità termica del dissipatore, ma è un coacervo di tutte queste cose. E il calore smaltito qua dipende appunto dal volume del dissipatore, dalla quantità, da come è fatto il dissipatore, dalla velocità, eccetera, eccetera. Per cui nella curva rossa uno dice: metto i ventilatori al massimo della potenza e sto al posto. Grande fesseria, perché all'inizio, quando il salto di temperatura è modesto, che lo fai pure a fare le cose? Per carità. Allora, poi c'è la riga gialla che dice: vabbè, io lo faccio proporzionale, eccetera. La riga verde, quella che è stata scelta perché? Perché all'inizio io ti permetto di salire in temperatura e uso poco i ventilatori, perché tanto mi fanno rumore e non mi serve. Permetto che il coso salga un po' di temperatura, ma non cambia niente. Chiaramente, quando il salto di temperatura è conveniente, io adopero di più i ventilatori, e credo questo è veramente ottimale. Vado avanti così. Ecco, questo è il coso finale. Questo coso finale dice: vediamo la linearità dell'oggetto sia nella frequenza che nel tempo. Vediamo la linearità dell'oggetto sia nella frequenza che nel tempo. Questo è un two-tone test. Quello l'avete visto tante volte, è proprio vero, perché chi è che è avvezzo a queste misure vedrete che la quinta armonica è quasi a livello della terza, quindi non è una cosa costruita, ma è una cosa vera, e l'ho fatta io, perché è vera, perché quando tu spingi un pochino la quinta armonica ti si alza un pochetto. Ma stiamo parlando, signori, di una cosa di 38 dB, che aggiunti i 6 famosi dB del coso, sono 44 dB, di una linearità insospettabile. E la linearità insospettabile viene da trapezoide qui, che si chiama trapezoide, ma noi lo chiamiamo curva di trasferimento, che dove, vedete quanto è lineare, solamente giù in fondo c'è una piccola cosa che è una compressione, che io ho misurato, credeteci, sono 0,3 dB, credeteci. E quindi vedete che sotto c'è la potenza di ingresso e di là c'è la potenza di uscita. E quindi, voglio dire, meglio che così, che volete. Adesso, a questo punto, fatemi fare l'ultima cosa. Fine presentazione. Ci ho messo il toro. Vi ringrazio della pazienza che mi avete dimostrato. Veramente. Staremo davvero ora ad ascoltare. Perché... No, però per chi vuol proseguire, tutto sotto, anche stasera, un match. No, no. Grazie davvero. Ciao Gianfranco, grazie.